Buongiorno Maria Teresa, buongiorno Valentino. Perché la presenza del Comitato Parco Sud in questa giornata? Perché la presenza dell'Associazione Italiana Frisbee? Il Parco Teramo per noi è una porta d'accesso al Parco Agricolo Sud, un'area molto importante. Purtroppo non sembra così importante da parte delle istituzioni, perché questo prato che si vede qua è stato prima salvaguardato dai cittadini e poi ha continuato nella sua salvaguardia e nella sua rivalutazione Valentino De Chiara, che è il presidente dell'Associazione Italiana Frisbee. Quando siamo venuti qui abbiamo ripulito tutto e abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere alle istituzioni di prendersi a carico il parco che è del comune, mantenuto da noi con le nostre spese, cioè una cosa insostenibile. Non vengono a pulire, tocca a noi pulire e mantenere. Se si riesce, ci organizziamo meglio a fare manifestazione per aggregare i giovani. Speriamo che anche le autorità e chi di dovere possa continuare a dare il loro contributo e il loro aiuto a questo gruppo di persone molto, molto collaborative, molto impegnate nel settore dei ragazzi. Questa è la speranza che abbiamo ed è la direzione sulla quale noi lavoreremo. Abbiamo tutto l'interesse a costruire un rapporto affinché il Parco Sud diventi un parco sempre più utilizzato, fruito, ospitante, accogliente, in modo che iniziative come queste possano trovare sede e luogo, superando il confine della zona ma diventando risorsa per tutta la città. Bene, abbiamo concluso tutti i contributi, tutte le interviste. Quater Pass 2011, all'anno prossimo! But now y'all past the gimmicks, my credit's reach its limit. Y'all fools owe me and I own all of my publishing. But now y'all acting so deaf like I was crisscross. So what's real, man?